Taxi Driver. Martin Scorsese dirige un Robert De Niro nei panni di Travis, ex veterano della guerra del Vietnam, che prova a scacciare incubi e tormenti improvvisandosi conducente di un taxi. Questa esperienza, però, non farà altro che acuire il suo disagio e la sua sofferenza nei confronti dell'ambiente che lo circonda. La prima delle cose a cui prestare attenzione durante la visione di questo film è il disturbo schizoide di personalità. Se vai a cercare i criteri diagnostici di questo disturbo, vedrai che Travis li possiede praticamente tutti. Due in particolare sono le caratteristiche principali del disturbo schizoide di personalità. La prima è il distacco emotivo del soggetto rispetto alle persone e alla realtà circostante. E questa è una caratteristica che accompagna il protagonista praticamente per tutto quanto l'evoluzione del film, anche quando si tratta di compiere dei gesti molto forti, tipo sparare o uccidere. Il mondo è altro da lui e lo dice più e più volte nei gesti delle cose che fa, ma anche nei pensieri che lo accompagnano ripetutamente nelle ore lavorative e non. Il secondo tratto che caratterizza il disturbo schizoide di personalità è la mancanza di bisogno e di desiderio di relazioni strette con altre persone. In realtà questo bisogno è presente inizialmente in Travis quando cerca un contatto caldo e supportivo in altre persone. Tuttavia è proprio quando questa possibilità va in frantumi che la sua situazione psicologica va incontro a un deragliamento importante. Travis perderà il contatto con la realtà e vedrà il baratro della schizofrenia. Il secondo punto è il mix esplosivo prodotto dal trauma e dalla solitudine. Travis è una persona intelligente, è attento, ha un pensiero per lo più raffinato, non primitivo. Forse anche grazie all'abitudine che coltiva quotidianamente di tenere un diario e scrivere puntualmente i suoi pensieri. Certo, proviene da un contesto difficile, quello della guerra del Vietnam, e ha la testa piena di pensieri cui cerca continuamente di allontanarsi, di scappare. A questa componente verosimilmente traumatica che lo caratterizza si accosta quella della solitudine, da cui si sente perseguitato e inesorabilmente destinato. L'insieme di queste due cose, un trauma e una condizione nella quale ci si sente soli, è un mix terribilmente esplosivo. E non a caso lo scompenso più importante Travis lo avrà nel momento in cui viene rifiutato e respinto da Betsy, ossia quando la dimensione della solitudine diventa ancora più pervasiva. Terzo punto, direi il rapporto tra individuo, malattia e società. Il sottotitolo di questo film recita: in ogni strada di questo paese c'è un nessuno che sogna di diventare qualcuno. E questo sottotitolo rimanda proprio alla lotta che Travis ingaggia per appartenere a una collettività che non gli appartiene e che forse non gli è mai appartenuta. Da una parte lui lotta per cambiarla, la società, e vede proprio nella politica e nei media il punto di partenza della sua crociata. Dall'altra parte saranno proprio i media a offrirgli l'opportunità di essere parte della società e di occultare tutta la sua sintomatologia. Travis, sul giornale, viene trasformato da soggetto molto pericoloso in eroe, che il caso ha voluto essere al momento giusto nel posto giusto. Un eroe per caso. Questo sarà più che sufficiente a soddisfare quella necessità di successo che fin dall'inizio si annidava nella psiche di Travis, sia a farlo riconoscere agli occhi delle persone a lui vicine. Film molto interessante, molto psicologico. Se devo trovare una stonatura, direi la scena nella quale lui porta Betsy al cinema porno senza minimamente interrogarsi sulle reazioni che questa avrebbe poi potuto avere e che poi è il punto di svolta di tutto quanto il film. Per meglio preparare questa recensione ho fatto delle ricerche online e mi sono imbattuto in un articolo interessante che proponeva il paragone tra il protagonista del film Taxi Driver e il protagonista di un libro di Jean-Paul Sartre intitolato La nausea. Le riflessioni che dall'uno possono essere trasferite all'altro mi sono sembrate molte e interessanti. Consiglio pertanto di accompagnare la visione di questo film con la lettura del libro La nausea di Sartre. Amici, anche per oggi è tutto. Vi chiedo come sempre di lasciarmi un commento nello spazio sottostante e ci vediamo alla prossima. Ciao!